Il 3 luglio di un anno fa, il distacco di un seracco a Punta Rocca ha provocato la morte di 11 escursionisti che salivano lungo il ghiacciaio della Marmolada. Tutti noi ricordiamo le terribili immagini del crollo di circa 300.000 tonnellate tra roccia, ghiaccio e ghiaia, con un fronte largo almeno 90 metri e 40 metri d'altezza. Una tragedia per certi versi inimmaginabile, tanto che l'inchiesta della magistratura su questo disastro si è chiusa senza individuare alcun reato. La tragedia non era prevedibile, hanno sentenziato le perizie tecniche. Eppure, per chi abita la montagna, sa che oggi quello che oggi è definito imprevedibile sarà sempre più probabile. Anzi, è addirittura certo che fenomeni di questo tipo si ripeteranno. Non c'è prova più lampante degli effetti disastrosi del cambiamento climatico e della minaccia che il riscaldamento globale comporta. E per i territori di montagna il rischio più imminente è quello che vadano progressivamente in crisi pezzi fondamentali dell'economia. Il turismo montano, l'agricoltura di qualità, settori e indotti che solo nel nostro territorio, il Trentino, danno da lavorare a 50.000 persone ogni anno. La crisi idrica di questi mesi, la tempesta Vaia del 2018 che ha distrutto foreste in tutto l'arco alpino e nelle Dolomiti, le gelate del 2017 quando un intero raccolto venne distrutto e centinaia di lavoratrici del settore dell'ortofrutta persero una stagione di lavoro testimoniano come questi impatti del cambiamento climatico sono già oggi forti sulle lavoratrici e sui lavoratori, non solo sulle nuove generazioni e sul nostro prossimo futuro. Ecco perché come CGL del Trentino abbiamo voluto dedicare il nostro 20° congresso provinciale proprio agli effetti sul lavoro e sull'economia dei cambiamenti climatici nei territori delle Alpi, partendo anche da quello che possiamo fare noi come organizzazione per contribuire alla neutralità climatica. Beh, però compagni e compagni, dobbiamo sgombrare il campo da un equivoco di fondo, a mio parere. Chi pensa tra noi di rovesciare il capitalismo sotto le insegne della decrescita o del pauperismo in nome di una rivoluzione che non è più il colore rosso delle nostre bandiere ma quello verde dell'ecologismo, secondo me rischia davvero di fare un grave errore. Perché questa tentazione noi dobbiamo metterla definitivamente da parte. Noi che il lavoro lo rappresentiamo e lo tuteliamo non possiamo ubriacarci di una nuova ideologia ecologista per la quale dovremmo, secondo qualcuno, buttare a mare tutto quello che abbiamo costruito in questi anni. Abbiamo invece il dovere di essere pragmatici e di coniugare le ragioni della neutralità climatica a quelle dell'innovazione tecnologica, della crescita economica, della produttività, che rappresentano ancora oggi l'unico vero strumento perché la transizione ecologica sia anche una transizione giusta, che crei lavoro e lavoro di qualità. Quella che abbiamo davanti è una maratona, non uno sprint. E per vincere questa maratona servono le energie migliori. Ecco, non dobbiamo accontentarci di slogan, non dobbiamo accontentarci di politiche di corto respiro, dobbiamo invece saper cogliere il meglio di quello che offre il mercato, la concorrenza, le capacità imprenditoriali del nostro tessuto economico e affiancarlo alla capacità di aumentare la cooperazione nei settori della ricerca, proprio sui temi ambientali, degli investimenti pubblici, del sistema di formazione e di un nuovo sistema di welfare per la promozione sociale e del lavoro. Serve un patto tra sistema pubblico e sistema privato. Non c'è un'altra via, perché oggi, tra l'altro, soprattutto per il nostro Paese, quello della transizione ecologica e della transizione energetica è anche una questione di competitività. E dobbiamo in qualche modo affrontare questa sfida sapendo che da qui la nostra manifattura, dall'edilizia, l'agroindustria, deve scommettere sulla sostenibilità come fattore di crescita. Dobbiamo in qualche modo partire da qui, anche per creare una svolta sulla grande pandemia delle retribuzioni, sulla qualità del lavoro, sulla capacità di costruire un nuovo valore aggiunto. Ecco, anche per questo è una fortuna sapere che dopo anni di un'Europa
austera e lontana dalle ragioni del lavoro, con il Next Generation EU, l'Italia potrà beneficiare del più grande programma di investimenti pubblici che si concentreranno tra l'altro proprio sulla transizione ecologica, e speriamo a breve che il nuovo Green Deal Industrial Act porti davvero alla costruzione di un fondo sovrano europeo che aiuti gli investimenti pubblici ancora una volta sulla transizione ecologica. L'economia brucia, ha detto qualcuno ieri da questo palco, ma l'Europa è anche il primo soggetto politico che davvero ha posto gli obiettivi ambientali a fondamento del proprio sviluppo futuro e a favore delle nuove generazioni. Dobbiamo quindi essere anche come sindacato più presenti in Europa con il movimento dei lavoratori, con la nostra Confederazione Europea dei Sindacati, perché lì si possono costruire grandi alleanze anche con i sindacati dell'Europa continentale e del Nord Europa per costruire nuove politiche di investimenti pubblici e al rafforzamento della transizione ecologica. Ecco, tutto questo, questa nostra capacità di elaborazione, questa nostra volontà di investire su questi temi è anche una risposta diretta alla destra conservatrice e sovranista che governa il nostro Paese. C'è vero che gli economisti ci hanno insegnato che non esistono pasti gratis, allora è una ragione in più questa per dire no al governo Meloni che ci impone una riforma fiscale non solo ingiusta e iniqua, ma che sottrae risorse proprio nel momento in cui questo grande patto tra pubblico e privato deve fondarci sulla capacità di trovare nuove risorse per gli investimenti pubblici sul fronte della transizione ecologica e della sostenibilità e costruire politiche di incentivo che siano davvero selettive nei confronti delle imprese. Ecco, alla Presidente Meloni dobbiamo rispedire anche questo messaggio: non sono ricette del passato che ci porteranno nel futuro. Grazie.